Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parliamo di Astra Makeup. Sapete che è un brand italiano, low cost, con cui collaboro da tempo ed se ne parla tanto, ma non ancora abbastanza, a mio avviso, perché se ne può parlare di più. Dunque, voglio mostrarvi i prodotti che ho testato nel periodo, quelli più famosi o quelli che almeno una volta a mio avviso andrebbero provati, oppure quelli più chiacchierati che invece andrebbero rivisti. Bando alle ciance, guardiamo i prodotti che è sicuramente meglio. Allora, partiamo dalla base, quindi partiamo dal Ritual Primer Matte Effect Base Trucco Perfezionatrice Matificante. Nel mio meraviglioso foglietto, ecco qua, 30 ml, 4,90 euro. Sono tutte formule senza siliconi, senza parabeni, quindi ci stanno i siliconi nel make-up, non sono dannosi, però da sapere. Allora, prima cosa che devo dire di questo prodotto, attenzione al tubetto, perché dopo un po' che lo aprite e lo chiudete, si romperà. Ed è perché mi è successo con questo e con altri, quindi sicuramente si romperà. State attenti a non chiuderlo troppo, è inutile, una volta che avete avvitato, di più non serve. Non fate come me, così sempre tenerli belli chiusi, ma si rompe. Andiamo al prodotto, perché questa è una base viso opacizzante. Non riesco a mostrarvelo, comunque è proprio fatto a gel. No, da qualche parte ho la clip forse. È una base in gel, che però è un gel che sulla pelle ha una texture. Si stende bene, asciuga velocemente, ma ha un effetto opacizzante che funziona davvero. Soprattutto sulla zona T, dopo andiamo a applicare il fondotinta cipria, perché ci stanno, e li ho qui comunque, sia sempre della linea. Questa fa la differenza. Da metterlo a non metterlo si vede la differenza, quindi a mio avviso questo è un prodotto che ha un prezzo bassissimo, ma che è molto valido, sempre a mio avviso. Poi ovviamente andiamo avanti con il fondotinta. Questo è il Soft Matte Foundation, fondotinta effetto opaco naturale, durata 16 ore. Effetto modulabile, levigante, no effetto maschera. 30 ml, il colore che io ho è lo 02. Questo, se poi nei miei meravigliosi fogli, 30 ml, 7,90 euro. Allora, cosa dirvi di questo fondotinta? Intanto che, ok, così è un fondotinta dalla copertura media, ma comunque modulabile. Si applica bene sul viso con le dita, spugnette o pennello. Io consiglio sempre, dato che è opacizzante, le dita o le spugnette. Il pennello tende a fare molto spessore sul viso e non ha questo effetto opacizzante. Il pennello va meglio per chi vuole un prodotto più spesso oppure più idratante. Si fissa bene con la cipria ed vediamo il durata. Ha effettivamente un effetto modulabile, come dice, no effetto maschera ed effettivamente non è spesso sul viso. Si stende bene, si fissa, si setta, ecco la parola giusta è setta, non ossida, non altera il colore e ha un buon risultato per quanto riguarda la tenuta a livello opaco. Ovviamente ci vuole sempre una cipria sopra, soprattutto se avete la pelle mista o tenuta grassa, soprattutto sulla zona T. Però dura diverse ore, ovviamente non sotto il sole cocente, ma fa un buon lavoro. Nel caso si può andare a ritoccare durante il giorno ed si rimuove leggermente il prodotto, lo si riapplica oppure si inizia a separarsi, soprattutto nella zona del mio avviso e ai lati del naso, non è stratifica, si ridistribuisce, che non è proprio questa la parola, e poi dopo lo si rifissa. Ha un buon effetto, visto il prezzo, un prodotto che comunque sia da tutti i giorni per me è valido, assolutamente. Finché restiamo che sto parlando di cipria ed è fondotinta, devo mostrarvi ovviamente anche la cipria. Questa è la cipria in polvere libera, è la Velvet Skin Loose Power, polvere di riso, la quantità è un 10 grammi. E il prezzo
prezzo è di 5,50 euro. Mi piace tantissimo. È una cipria in polvere libera ed è di quelle che si prelevano dai buchini e poi si applica sul viso. Mi piace tantissimo. Allora, intanto si può utilizzare anche come una blender per andare a settare il contorno occhi oppure andare a settare tutto il fondotinta. Si rimuove l'eccesso con un pennello ampio, non sbianca, non crea flashback, cosa molto importante. E prende la pelle bella liscia, levigata, non va nelle pieghette e non è e resta opacizzata. Volevo dire un altro: non segna, non va nelle pieghette, non è visibile, non sbianca, perché alcune sbiancano molto. Una volta che è tolto l'eccesso, resta fissa lì. Si può utilizzare anche il prodotto durante il giorno, è impalpabile. A mio avviso un'ottima cipria ad un prezzo più che contenuto e mi piace segnalare un attimo che contiene dimeticone, che ci sta in questo tipo di cipria, ci sta, ma è bene saperlo o no. Unica cosa delle cipria in polvere libera è che spolverano tantissimo, dopo devo sempre rimuovere tutti gli eccessi dal pavimento o dalla postazione make-up, ma davvero un'ottima ottima cipria che continuo sempre a riprendere ed è da quando l'ho scoperta perché mi piace. È inutile dirlo, mi piace. Andiamo avanti con sempre stiamo sul make up. Ok, allora sul make up questa che è la Astra 24 ore Color Stain Pencil. È una matita occhi lunga durata morbida, in questo caso nel colore 01 che è il nero, eccola qui. Ha lamina di quelle automatiche. E sto cercando il prezzo nella mia lista. Dove sarà mai questa? Eppure l'ho provata, eccola qui, 3,90 euro. Allora, è una matita morbida dal tratto super nero. Non so se qui si vede pochissimo, ma ho fatto la clip, credo. Bella morbida, a prima passata è già un nero intenso, si può fare tranquillamente sulla rima superiore, inferiore, extracigliare, dietro anche il temperino per temperare la matita, nel caso si voglia una punta più del sottile. È fissata con un ombretto, ha una durata davvero waterproof, intendo waterproof tutto il giorno. Mi piace tantissimo, morbida, ma da lunga durata. Bella pigmentata, non crea spessore, non si sgretola, ottima matita ad un prezzo assolutamente contenuto. Andando avanti con il make-up occhi, mascara. Il mascara in questo caso, eccolo qui, sono da, a mio avviso, provare almeno una volta, ce ne sono tantissimi e ad un prezzo accessibile. Vi mostro questo perché è l'ultimo che ho provato, questo è Hashtag Instacarl, mascara volume più incurvatura, il colore è uno, il mascara è questo e l'applicatore è questo, quindi quello curvo. Allora, 10 ml, 2,90 euro. Direi che qualcuno ha urlato, è pronto. Sono le 18:46. Capisco con le galline, ma qui si esagera un pochino. Vabbè, fa loro. Allora, questo mascara, come vedete anche nelle clip, ha un effetto molto naturale. Quindi è vero che è nero, ma con un paio di passate ha un effetto naturale che si vede o non vede, però ha un effetto incurvante. Quindi le lascia più incurvate, come dice la parola, ovviamente. E questo è uno dei pochi prodotti che ho trovato nel Caddis anche da me, forse perché è rosa, l'ho visto subito, non lo so. Però ha un bel effetto, funziona bene, è un Made in Italy, ha un prezzo bassissimo e bisogna stratificarlo un po', quindi stratificare davvero il prodotto perché possa dare un effetto in curvatura visibile, ma per tutti i giorni ottimo. Oltretutto non si sgretola, non crea spessore, non fa cadere le ciglia, non lascia i pezzetti sotto, valido. Non il migliore che ho provato, ma per tutti i giorni assolutamente valido. Ed ora concludo
No, non concludo perché ne ho altri due di prodotti. Concludo il make-up, intendevo. E concludiamo il make-up con il Ritual Extreme Fixing Spray. Spray fissante make-up per il controllo del lucido. Questo è un 50 ml, prezzo 7,90 euro, 150. Ah no, questo è un 50 ml, però non ho trovato. Sì, l'ho trovato. Sto facendo casino. 7,90 euro. Esatto. È fatto così. La particolarità è questo applicatore che è tipo spray, quindi si spruzza in questo modo. Fa un bel getto abbastanza vaporizzato sul viso, quindi non lascia le gocciolone. Nel caso da lontano, oppure potete usarlo sulla blender e poi tamponarla. Fissa bene. Soprattutto tende a fissare bene il make-up. Non ha quell'effetto eccessivo, non so come dirlo, cercando di leggere perché non mi ricordo. Non ha quell'effetto eccessivo sul viso, non lo bagna troppo, si asciuga velocemente, non ha alcol, esatto, alcol free, ma oltretutto si può tranquillamente riapplicare più volte durante il giorno, che non va a bagnare o sciogliere il make-up. Molto importante, non lo scioglie. Il profumo delicatissimo, non si sente, ed i spray fissanti a me piacciono sempre tanto. Questo è molto valido a mio avviso. Ultimo prodotto invece che vi devo menzionare, che non c'entra col make up, ma è questo Ritual Fixing mascara ciglia e sopracciglia con pantenolo. È un mascara trasparente, vedete che è trasparente, ecco, leggermente ed è lucido, che va a fissare le sopracciglia e le ciglia. Allora, io ho sentito di persone che con questo prodotto hanno visto anche un rinfoltimento, non solo rinforzare, ma anche un rinforzamento ed un'aggiunta di nuove sopracciglia. Io questo effetto non l'ho riscontrato. Il prezzo per 11 ml è di 4,90 euro. Aspettate che provo a prelevarne un pochino da farvi vedere. È un gel da applicare sulle ciglia e sopracciglia che asciuga facilmente ma non appiccica, quindi non è quel super fissanti che lasciano le ciglia in posa. Questo è molto delicato, solo se volete dare un attimo una forma, non è il migliore, ma se volete qualcosa di blando ci sta. Però non ho trovato questo attivo che aiuta a idratare. No, non ho riscontrato niente. Fa il suo lavoro in modo quotidiano ma senza eccessi. Allora, questi erano tutti i prodotti di Astra che ho testato nel periodo e che mi sono piaciuti maggiormente. Quello che devo assolutamente consigliarvi è la cipria. La cipria è fantastica. E anche la matita è un'ottima matita per gli occhi, ad un prezzo più che ragionevole e conveniente a mio avviso. Gli altri, ed ovviamente in base alle preferenze. Io i prodotti opacizzanti per la pelle mista o grassa, per una pelle secca ovviamente non vi consiglierei questi. Comunque, a mio avviso, ottimi prodotti. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questo brand Astra Makeup, quali vi sono piaciuti maggiormente ed se vi incuriosisce qualcuno di questi. Come sempre, spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!